ricetta della mia nuova tradizione, girelle rustiche. Questo è quello che andremo a preparare, sono davvero squisite, mi do gli ingredienti. Gli ingredienti per la pasta di pizza sono 500 g di farina 00, 2 cucchiai di olio, un cucchiaio raso di sale, però dipende dai gusti, un cubetto di lievito di birra e un tazzone di acqua tiepida. Io metterò tutto nella macchia del pane, voi però potete fare tranquillamente a mano, l'importante però è mettere sempre in tutti e due i casi prima i liquidi, quindi prima l'olio, il sale, sciogliere il lievito di birra in un bicchiere di acqua tiepida e mettere tutto velocemente nella macchina posizionata sul programma impasto, solo impasto, a me il programma è il numero 8 perché ho una Kenwood. Appena la macchina incomincerà a partire aggiungete la farina un po' alla volta fino a metterla tutta. Fate lavorare da sola la macchina che vi porterà a compimento l'impasto facendo un bel panetto e lasciandolo lievitare per il tempo che richiede la macchina. Ovviamente deve essere raddoppiato. Se casomai vedete che non è raddoppiato abbastanza, lasciatelo crescere almeno un altro po'. Vi do adesso gli ingredienti per il ripieno di peperoni. 2 o 3 peperoni medi, 4 o 5 cappe di sottosale, dipende dalla grandezza, 3 cucchiai di olio di oliva, sale e pepe quanto basta. Pulite, lavate e tagliate i peperoni a listarelle e fateli asciugare un po' dall'acqua. In una padella antiaderente aggiungeremo l'olio che vi ho detto, i peperoni e i capperi. Lasciamoli cuocere fino a che non saranno appassiti, mi raccomando girateli spesso perché l'olio è poco e potrebbero rosolarsi troppo. Quando saranno cotti scolateli e teneteli da parte in un piatto. Prepariamo adesso il ripieno di patate, ci vorranno 700 g di patate circa, 100 g di grana grattugiato, 100 g di pecorino romano grattugiato, sale e pepe quanto basta e un po' di prezzemolo. Lavate ed asciugate le patate e mi raccomando bucherellatele molto bene con la forchetta, questo è fondamentale. Adesso o le bollite normalmente o le piazzate al microonde. Esatto, al microonde, semplicemente poggiate sul piano. Le metteremo a massima potenza per circa 5 minuti, ovviamente dipende dalla quantità delle patate. Potete sempre allungare il tempo, passati 5 minuti, controllatene la cottura e mi raccomando rigiratele e fatele cuocere per altri 1 o 2 minuti, non di più, però è sempre bene controllare con la forchetta. Quando saranno pronte basterà spellarle e farle riposare un attimo. A questo punto con una forchetta le schiacceremo. Non c'è bisogno che siano schiacciate tanto perché non dobbiamo ottenere una purea, per questo non andiamo ad utilizzare lo schiacciapatate. Saliamo e pepiamo secondo i nostri gusti e aggiungiamo i formaggi grattugiati e il prezzemolo. Mescolate bene il tutto senza schiacciare troppo. Per il ripieno di piselli questa volta, un barattolo di piselli finissimi, mezza cipolla piccola, sale e pepe quanto basta e 2 cucchiai di olio extravergine. In una padella antiaderente metteremo l'olio e la cipolla rosolare, aggiungeremo i piselli con la loro acqua e porteremo a cottura salando e pepando. Ultimo ma non ultimo, tagliamo a dadini 300 g di formaggi misti. Io ho usato il provolone e la scamorza. Adesso che tutto è pronto, tutto è cucinato e tutto è lievitato, siamo pronti per partire a formare le nostre girelle. Stendiamo adesso la pasta a circa 2-3 mm di spessore e farciamo con i nostri ingredienti, quindi in questo caso i peperoni e del formaggio, la parte superiore della striscia. Andremo poi a ripiegare sopra l'altra parte, però lasciando intravedere il ripieno, quindi non fino a soprattutto. Tagliamo circa della grandezza di un coltello e incominciamo a ripiegare l'impasto su se stesso partendo dalla parte che abbiamo tagliato. Continuiamo ad arrotolare cercando di non stringere troppo la pasta. Quando siamo arrivati alla fine avremo ottenuto la nostra bella rosellina e fermeremo l'impasto verso la parte bassa sotto. Facciamo la stessa cosa con gli altri ingredienti, quindi con le patate e il formaggio, sempre ripiegando su se stesso, richiudiamo bene la rotella. Continuiamo a formare le nostre girelle con tutti gli ingredienti, quindi passeremo poi ai piselli con il formaggio fino a terminare tutti gli ingredienti. Una volta terminati gli ingredienti metteremo le nostre roselline, aprendole un pochino, in forno già caldo a 180 gradi fino a doratura. Ed ecco pronte le nostre fantastiche girelle. Vi assicuro che sono squisite, potete usare qualsiasi tipo di ripieno e ne vengono veramente tante. Questa è soltanto una parte della produzione perché vanno a ruba, non riesco neanche a farle raffreddare. I tre gusti che vi ho dato sono soltanto un esempio, potete mettere qualsiasi cosa davvero, potete mettere ad esempio delle melanzane tagliate a dadini e fatte con il sugo, ma una cosa che va davvero a ruba sono anche i wurstel e le patatine, tanto che non ho neanche le foto. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, non perdete le prossime ricette che sono già in lavorazione. Vi auguro buon appetito e alla prossima, ciao ciao!